Benvenuti a tutti noi. Grazie per essere qui. Tutto quello che c'è è coscienza, consapevolezza, la coscienza è vita. E questo è ciò che siamo. Semplicemente questo. Coscienza, consapevolezza, vita. Tutto ciò che c'è è coscienza. Per cortesia, vi prego di non accendere video e di non scrivere sulla chat per adesso. Ascoltate. Stiamo in ascolto. Anche io sono in ascolto. Potete sentire in questo momento la vita che siete. È sufficiente essere attenti, portare quell'attenzione che vive di presente, che emerge dal presente in questo istante. Ed eccola lì la vita. L'attenzione presente, l'attenzione consapevole e coscienza. Questa è l'attenzione che non è appoggiata sulla mente, che non nutre pensieri o emozioni. È attenzione libera. Quando la nostra attenzione è libera, lì siamo coscienza. Quello è l'io sono. Lì percepiamo la vita che siamo. Che è coscienza. Facciamolo insieme adesso. Attenzione libera. Senso di essere, senso di vitalità, di essere vivi, adesso. Che è lì, nell'attenzione presente, nell'attenzione libera. Quella è la consapevolezza. E quello è tutto ciò che esiste.
la consapevolezza, la coscienza di essere. Che è vita? E gioia. Ce l'avete sotto gli occhi in questo istante. Attenzione libera, coscienza, vita. Lì c'è la gioia, che non dipende da niente, che è sempre lì. In qualunque situazione ci troviamo, la coscienza, che è l'unica cosa che esiste, la vita che siamo, che è la coscienza. La gioia. Non c'è bisogno di altro. È tutto qui. E allora ci muoviamo nella vita con un senso del tempo molto diverso. Perché la coscienza, ciò che siamo, l'unica cosa che esiste, non ha il tempo dell'orologio, ha il tempo dell'eternità. Questo è il presente. Appoggiarsi in quel tempo senza tempo. Ed è possibile muoversi nella vita sentendoci immersi in quel tempo. Che è eterno, che è senza limiti. Perché a quello appartiene la coscienza. La coscienza è tempo senza limiti. È tempo dell'eternità. Allora muoversi nella vita quotidiana. Nella coscienza, nella vita che siamo, che la coscienza percepisce, che l'attenzione libera percepisce, significa anche vivere nell'unico tempo che esiste, che è il tempo dell'eternità. E lì c'è la vita, c'è la gioia. Allora, la comprensione di che cosa sia la vita cambia completamente. Spesso crediamo che la vita sia fare, raggiungere questo o quello, realizzare questo o quello. E naturalmente quando ci muoviamo lì, ci muoviamo dall'idea di chi siamo, la nostra attenzione nutre la mente razionale, che è quella che si occupa del fare nella vita di tutti i giorni, e lì siamo nella totale illusione, perché non c'è niente di vero.
Non c'è niente di vero lì. Non siamo un'idea di chi siamo, che vive un tempo limitato, che è il tempo del corpo. Un tempo ansioso, un tempo stretto. Un senso di chi siamo che vuole realizzare qualcosa. Che vive la vita come una corsa a ostacoli, qualcosa sempre da raggiungere, da ottenere, per l'illusorio senso di una gioia che invece è una soddisfazione, che temporanea come temporaneo è il tempo nel quale tutto questo si muove. La vita scorre, guardatela nella natura, guardate come la vita scorre, come le stagioni si susseguono, come le nuvole si muovono, come i venti arrivano e scompaiono, come le maree si alzano e si abbassano, come la luna esce, sale, cambia il sole, il movimento dell'universo, guardatelo, guardate come la vita ci si mostra nella natura. Noi siamo natura. Nell'illusorio senso di essere un'idea, capiamo di essere al di sopra della natura. Gran cazzata. Siamo natura. Siamo parte. Siamo insieme. Siamo una manifestazione della vita. Siamo coscienza. Da poco si è riconosciuto nella nostra cultura, e ancora non tutti l'hanno riconosciuto, che anche le piante hanno coscienza. Ma noi naturalmente, attaccati al nostro senso di identità, ci mettiamo al di sopra delle piante, ci mettiamo al di sopra degli animali, ci mettiamo al di sopra, al di sopra, al di sopra e perdiamo l'equilibrio. Siamo così al di sopra che non possiamo andare più sopra, possiamo solo cadere giù. Ed è tutto così infinitamente semplice. Così infinitamente semplice. Esiste solo la coscienza. È l'unica cosa che c'è. Tutto è coscienza. Io sono coscienza, ma non sono una coscienza separata. Sono parte del tutto. E se in quest'attimo, e se in quest'attimo richiamate la vostra attenzione, staccandola dai pensieri, lasciate che i pensieri vaghino come le nuvole, cercate di fermare le nuvole, no, fate lo stesso con i pensieri. Se in quest'attimo, in questo tempo, insieme, ognuno di noi ritorna all'attenzione libera, all'attenzione consapevole. Sono attenta a cosa? Sono attenta in ascolto, non attenta a qualcosa. Attenta aperta, attenta, consapevole, cosciente, in ascolto di cosa? Di tutto. In ascolto, ferma, sto in ascolto. Lì l'attenzione si libera. Vi ricordate la spada Zen? È il simbolo
dell'ascolto, della presenza. Adesso, in quella attenzione libera, posso, e forse puoi anche tu, percepire la vita che sei, la vita che sono, la vita che siamo tutti. Adesso, fatelo adesso. Quale momento migliore che questo? È l'unico che abbiamo insieme. Coscienza, attenzione, libera, vita. Lì sentiamo la vita che siamo. C'è bisogno di ore di meditazione, non c'è bisogno di leggere centinaia di libri, è semplice. Il senso di essere vita è la verità. Ci sono qui, adesso, come posso, non con un'idea di quello che devo sentire, di quello che devo percepire di come devo essere. No, quello non c'entra niente. È l'ascolto della vita che è nell'attenzione cosciente, questa perla che ci è stata data, che è la vita, che è sempre lì, è una mano sempre lì, tesa, aperta. Vieni nella vita, dice la consapevolezza. E dall'attenzione libera siamo nella vita. È così semplice. E poi lo perdiamo, sì, ma siccome la vita è sempre lì, la perla è sempre offerta, il presente è un abbraccio sempre accolto. Possiamo tornarci quando vogliamo. Basta essere attenti. E naturalmente i luoghi comuni diranno che è difficile, che lo perdo, che mi perdo, che non è così semplice. Lasciate perdere la voce dell'ignoranza. Quella è la voce dell'ignoranza. È semplice. È tutto qui. Essere vita. Ah. Perché il respiro è così importante? Perché il respiro è il filo che ci connette alla vita. Il potere non è nel respiro. È nella vita che è tutto intorno. L'aria è prana, è energia vitale, è vita. Per questo respiriamo e ci sentiamo più vivi. È tutto qui, è tutto dato, è tutto offerto. E noi come disperati cerchiamo di ottenere qualcosa che è già stato dato, che è qui, per sempre, che è qui eterno, che è qui costante. Allora, se sentite questa vita adesso, ripeto, non c'è niente da fare per sentire, non è un fare. Quello appartiene al senso di identità, quello appartiene alle illusioni dell'ignoranza, della mente razionale, che funziona su un altro piano. Ma non su questo. Non fare nulla.
Essere coscienza, essere presenti, essere la coscienza che siamo significa essere fermi, senza fare niente. Essere. Allora, se sentiamo insieme questa gioia, questa vita, nella vita c'è la gioia. È insita. Guardate le creature del pianeta. Guardate come manifestano la gioia. La gioia di essere, la vita. Ce l'abbiamo. Non c'è bisogno di correre dietro agli intrattenimenti per sentire la gioia. Quella non è la gioia. No. La gioia è nella vita che sono. L'intrattenimento e la necessità dell'intrattenimento mostra quanta poca gioia c'è o quanta poca coscienza della gioia che ho c'è. Allora ho bisogno di intrattenermi, ho bisogno di sentire la vita fuori, perché la vita dentro è spenta. In realtà non è spenta affatto, solo che non l'ascolto. Non l'ascolto, non ci sono, non ci sto. Mi occupo. Sono come una formica, faccio. Mi affretto, se no muoio, come faccio? Se non faccio, chi sono? Eh sì, ci sono delle cose da fare nella vita, ma non hanno nessuna carica emozionale. Quando abitiamo la coscienza che siamo. Il fare quotidiano non ha una carica emozionale. Va fatto. Anche questo, semplice. Allora, che cos'è la vita? Cos'è la vita da questa dimensione di tempo eterno? Da questo presente, da questa consapevolezza che sono. Guardate, guardate tutte le idee che avete sulla vita, su che cosa sia la vita. Su quello che devo fare per dare un senso alla mia vita. E nel frattempo, mentre cerco di dare un senso alla mia vita, me la godo. Mi godo la vita. Celebro la vita. Come la vivo questa mia vita? Quanti fardelli mi trascino, mi metto sulle spalle? Credendo che questa sia la vita, che questa sia la mia vita e che questo è quello che mi tocca fare. Allora c'è gioia in quel fare? Molte volte no. La vita che ho, questa perla che ho, me la godo, la celebro, sono grata.
Danzo la vita. E come il cammino spirituale può aiutarmi a vivere la vita? Raccontami la favoletta che posso soffrire qui, ma poi dopo c'è un premio che mi aspetta. Oppure come? Come posso vivere la mia vita con il senso di un altro tempo, di un tempo eterno? Provate, tutti voi che siete ansiosi, che vivete il quotidiano nell'ansia, nella preoccupazione, provate. Quando siete avvolti nell'ansia, provate a sentire in voi che avete a disposizione un tempo eterno. E guardate cosa accade a quell'ansia, a quella preoccupazione. A questo serve il cammino spirituale, a farvi portare la vita in ogni attimo della vostra giornata. E la vita è gioia. E quando è così, portate anche la gioia in ogni attimo della vostra giornata. E come si fa questo? Non è un fare. E allora, vediamo se qualcuno di voi ha qualche domanda in proposito, attinente a quello che ho detto. Potete scrivere nella chat se avete qualche domanda che abbia a che vedere con la gioia di vivere, con il celebrare la vita, con un tempo che ha la dimensione dell'eternità e non con un tempo dell'orologio. Come si fa a vivere e com'è la vita vissuta in questo modo? Ma potete sentirlo subito com'è la vita vissuta in questo modo. È sufficiente che torniate a essere presenti adesso, è sufficiente che torniate a sentire la vita che siete. È sufficiente che siate l'attenzione consapevole. E lì c'è anche la gioia. È una gioia che non dipende da niente, non dipende dal fare. Caro Paolo, dici non riesco a essere presente quando sono nel fare. Certo, è ovvio. Quando sei in movimento, sì, ho creato alcune pratiche per permettere di imparare a essere in movimento ed essere presenti. È possibile, ma dipende da quanto spesso torni a sentire la vita in te. Allora, la maniera più semplice, più elementare, più per iniziare, è sentire il corpo, perché il corpo ti fa sentire la vita. Quello è l'inizio, la prima parte. Scende, uscire dalla torre d'avorio e spostarsi nel corpo.
Sentire la vita che si muove nel corpo. Con la pratica potrai sentire la vita che è nell'attenzione stessa. L'attenzione stessa è viva. Quando io sono attento, quando c'è un cip 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 di qualche uccellino, io voglio, sento, sono sintonizzato, lì sono presente. Sono viva, sono vita, sono consapevolezza. Possiamo fare la stessissima cosa in un movimento. L'attenzione al movimento. Possiamo fare la stessissima cosa mentre facciamo qualcosa, mentre lavoriamo. Mentre io parlo al computer, sono presente. Sono attenta. E questa attenzione che si è liberata dalla mente include tutto. Questa è un'attenzione che non è concentrazione, non è mentale, quindi non si fissa su una cosa e perde tutto il resto. Non è quel tipo di attenzione, è un'attenzione che accoglie. E come ho detto tantissime altre volte, il Buddha chiamava quella attenzione con un nome in sanscrito che vuol dire utero, perché questa attenzione accoglie tutto. Allora basta che spostiate, che usciate per un attimo dalla mente e rimaniate in ascolto. Se non ce la fate, appoggiatevi al respiro. Sono passi iniziali. Servono. E poi a poco vedrete che anche sul lavoro ci sarà presenza. È come andare in bicicletta. Siete saltati sulla bicicletta e avete galoppato subito? Neanche per sogno. Siete saltati su un'auto e avete guidato subito, ma neanche per sogno. La cultura ci ha portato fuori strada. Abbiamo perso il contatto con la vita. La nostra cultura fa dipendere la vita dal fare. Ma poi vediamo, proprio come dice Paolo, che quando facciamo, la maggior parte del tempo non siamo presenti. È questo. Allora, quante domande? Vediamo. Vediamo, vediamo, vediamo. Claudia, perché abbiamo la tendenza ad occuparci per sentirci vivi? Perché l'ego, il senso di identità, che è un pensiero e quindi appartiene alla mente razionale, crede che fare sia essere. E la nostra cultura ha confermato questo. Siamo figli di una cultura. Diventiamo un po' ribelli, eh? Usciamo dai luoghi comuni, andiamo a vedere com'è. Il perché, cara Claudia, non è sufficiente per cambiare le cose. Sapere perché non è sufficiente. Vai a vedere, entra nel corpo, torna all'attenzione libera che non ha bisogno di niente, che non ha bisogno di afferrarsi a qualcosa per confermarsi. Guarda, guarda quanto fare. Fai con l'illusione che sarai. Siamo forse diventati perché abbiamo fatto. Il nostro senso di identità dirà di sì. Eh sì, perché tu senti il respiro, caro, cara Stella. Da alcuni mesi metto l'attenzione sul respiro e la mente si acquieta, perché tu vuoi acquietare la mente. Ragazzi, è l'obiettivo.
Non serve, l'obiettivo distrae, l'obiettivo mi porta fuori. Il punto non è che la mente si acquieti, il punto è che tu te ne freghi della mente. Ti preoccupi forse delle nuvole? No. Dici, ah, oggi è un giorno grigio. Punto. Quindi non importa che la mente si acquieti. Quello che importa è che tu sia presente, quella parte di te che vede che la mente non è quieta, quella è quella parte che sente la vita e la gioia. Quindi chi se ne frega se la mente si acquieta? Quello che mi importa è non correre dietro alla mente per cercare di acquietarla, perché sennò quella continuerà a gridare come un bambino viziato, cercando la calma, e quindi io vado sul respiro, la mente si acquieta, ma poi non succede niente altro. Sì. Ah, e siamo alla delusione amorosa, violino, tu, si è dati anima e corpo. Ah. Allora, abbiamo l'illusione che se c'è un dolore, la vita non c'è, la gioia non c'è. Il senso di identità non mollerà quel dolore, cara Ludovica, perché quello è il suo tesoretto. Il senso di identità vuole confermare se stesso e conferma se stesso dicendo: ah, quanto sono infelice, quanto mi hanno ferito, che male. Non uscirò mai più, non c'è più nessuna gioia. Guardate quante canzoni ci sono state che strimpellano questa melodia, che non ci sarà mai la gioia, che non ci sarà, non sentirò più. C'era una canzone che cantava Marilyn Monroe, ma molti altri anche, perché è una canzone inglese famosa che dice addio, addio alla gioia, addio alla primavera, addio alla vita, non mi innamorerò mai più. E guardatele quelle cose. Il senso di identità è farcito di quella roba e può trarre sofferenza per i prossimi 1.000 anni. Che ne sarà, mi ha detto Eckhart una volta, che ne sarà di quella sofferenza fra 100 anni. Che ne sarà? Domandatelo, Ludovica. E se senti che fra 100 anni quella sofferenza, allora perché non adesso? Se fra 100 anni è possibile, perché è possibile anche adesso. Sentiamola la sofferenza. Ma da quella attenzione, non dal senso di identità che vuole soffrire, ci ricama su e ogni volta richiama quella sofferenza, le parole che mi ha detto, quello che mi ha fatto, quello che non mi ha fatto, quello che ho fatto io, che avrei dovuto fare. Volete continuare a vivere così? Finita. È finita. Attenzione presente, accoglie quella ferita che molto spesso ha a che fare con altre ferite simili che abbiamo ricevuto. Quello è il tesoretto dell'ego, che usa qualunque dolore, fisico, emozionale, psicologico, per creare sofferenza. Non c'è uscita da lì, da qui, dal senso di identità, non c'è uscita. Perché l'ego vuole quello. Ma noi non siamo ego, siamo consapevolezza, siamo vita. Allora ne usciamo tornando alla vita, tornando alla consapevolezza. Allora la consapevolezza, l'attenzione libera, guarda quella sofferenza. Ma tu sei chi guarda, non sei quello che guarda. E questo è tutta un'altra frittata, tutta un'altra storia. I fardelli del passato, cara Sfiorella, si fanno sempre sentire, tornano sempre.
Il punto non è che non ci siano più i fardelli del passato. I fardelli del passato hanno una ragione di essere. Sono la mappa verso il risveglio della consapevolezza. La sofferenza, dice lo Zen, come ripeto sempre costantemente, il dolore che proviamo è la molla per svegliarci. Quanti di noi siamo qui grazie al fatto che abbiamo sofferto, che abbiamo vissuto delle sofferenze? Me l'avete sentito dire tantissime volte. Allora, qual è il senso dei fardelli del passato? Fare pulizia. Questo è. Fate pulizia dei fardelli del passato. Dalla mente razionale, dal senso di identità, userete i fardelli del passato per aumentare la spazzatura interiore, per soffrire di più. Oh. L'abbiamo fatto tutti, l'ho fatto anch'io. Per questo ve ne parlo ridendo. A un certo punto uno si sbraccia e dice basta, adesso basta di questa roba, perché è sempre la stessa. Che si ripete adesso basta. E che significa adesso basta? Guardo quel dolore, quel fardello passato dall'attenzione presente. E l'attenzione presente, per sua natura, accoglie. E pian piano la spazzatura interiore, che è l'accumulo della vecchia sofferenza del passato, diminuisce. Ma nel frattempo l'attenzione che guarda quella spazzatura è vita, è consapevolezza, e lì c'è la gioia, c'è già, ci può essere il fardello del passato, ma contemporaneamente c'è la vita che lo guarda, quel fardello, ma non lo compra più, lo guarda, lo accoglie, e lì c'è anche la gioia. Nello sguardo dell'attenzione consapevole, sì, sono viva adesso e lascio andare il passato, ma lo accolgo perché se no non lo posso buttare. Se non chiudo il sacco della spazzatura, non posso buttarlo. La gioia è nell'attenzione presente, che non è mai oscurata dai fardelli del passato. I fardelli del passato si propongono perché tu, mia cara, li lasci andare. E ci sono moltissimi insegnamenti gratuiti sul mio sito che insegnano come lasciarli andare. Ma ve lo posso dire anche subito come lasciarli andare. Attenzione presente che guarda quel dolore, non mente che cerca di capire, controllare, dirigere, manipolare quell'esperienza per avere un risultato. Da lì ripetizione. Dall'attenzione presente che non fa, che accoglie, allora lì vita, gioia, apertura. E quando cominci a capire che i fardelli sono solo una richiesta di camminare leggero, di lasciarli cadere per camminare leggero, allora vai incontro ai fardelli che si propongono, perché si propongono a cuor leggero. Ah, ecco, un'altra giornata di pulizia. Andiamo. Attenzione presente, guarda. Fine. Ah, le mini pratiche sono un buonissimo aiuto. Sì. Ora forse Alessandro ci metterà i dati per trovare le mini pratiche. Un progetto bellissimo per portare l'attenzione nel presente, ma anche su Facebook, anche nella comunità di Facebook trovate delle meditazioni, delle domande sulla presenza, sul come essere presenti e delle piccole brevi meditazioni. Io vi consiglio di fare solo piccole, brevi meditazioni. Anche Eckhart in questo tempo dice:
Lasciamo andare le meditazioni lunghe, meditazioni brevi, brevi e frequenti. Allora, mini pratiche, piccole meditazioni che trovate su Facebook o sulla comunità di Facebook. Ah. Allora, Hermes, chiedi come faccio a uscire da quella paura, una paura. Se non ti lasci essere spaventata e non guardi la paura, non c'è uscita. Tu vuoi il risultato, guardi il risultato e non guardi quello che c'è. Il risultato è futuro. Non è presente, hai già perso. La paura è presente, ma non vuoi vedere la paura, vuoi che non ci sia, ma c'è. E allora l'entrata è vivere la sensazione di paura, starci, è una sensazione fisica, tutte le emozioni sono fisiche. Andate a vedere i miei insegnamenti sulle emozioni. Come si fa a uscire dalla paura per ottenere quello, cosa lì che voglio? Dimenticati di quello che vuoi, quello che c'è e ci stai come puoi. È interessante la tua domanda, Hermes, perché proprio nel podcast che ho creato e che andrà in onda fra poco, fra qualche giorno, è un podcast che non è un insegnamento spirituale mio, perché già ne avete abbastanza di insegnamenti spirituali miei, ma sono delle conversazioni che io faccio con persone che vivono quelle esperienze. Abbiamo cercato vari temi e abbiamo invitato alcune persone a parlare su quei temi. E uno dei temi di cui parliamo è il senso di appartenenza. Questo senso di appartenenza che nasconde così tante cose. Quindi sì, ne sentirai. Laura, comincia a farsi strada una sensazione fisica, come se il cuore si staccasse dalla carne, trovando finalmente il suo spazio. Sì, ovviamente il cuore non si stacca dalla carne, ma quello è il cuore energetico. Quello è. Ciò che sei, la consapevolezza. Sì, il tesoretto dell'ego è il corpo di dolore, ma, caro Alex, ma qualunque dolore verrà usato dall'ego per confermare se stesso, per creare sofferenza. Oh mamma mia, Simona, ma non c'è bisogno di morire per sentire la gioia. La gioia è la vita è adesso, ma non c'è bisogno dell'aldilà. Tutto è vita, tutto è vita. La vita è qui, la gioia è qui. Puoi tornarci quando vuoi, perché è semplicemente qui, qui e adesso. E tornate, tornate per un istante, ma fatene l'esperienza ora. Sei l'attenzione presente? Anche se hai delle sensazioni fisiche in questo momento,
se c'è un malessere, se c'è una sofferenza, se ci sono pensieri, se c'è confusione, se non capisci. Torna all'attenzione. Torna all'attenzione in ascolto e guarda. Guarda quella attenzione lì. Com'è? Esplorala. Com'è quell'attenzione? Sta soffrendo? No, quell'attenzione non soffre, perché quell'attenzione è coscienza, è vita. Guardala in te, in questo istante, proprio adesso. Sì, ho capito benissimo che volevi dire il tempo infinito dell'aldilà, ma il tempo dell'infinito è anche adesso, è anche qui. Noi facciamo questa separazione fra vita e morte. È tutto qua. È tutto qua. Non è, facciamo separazione fra interno ed esterno. Facciamo separazione fra vita e morte. Facciamo tante separazioni. Ed è tutto uno, è la stessa cosa della medicina che cura un organo senza vedere, separandolo dalla totalità, dal movimento di tutti gli organi, di tutte le ghiandole, di tutti i sistemi che funzionano tutti insieme. E noi facciamo la stessa cosa perché è la stessa cultura, la vita e la morte, il bene e il male, il giusto e lo sbagliato, dualità. E qui non c'è niente di vero. Non c'è niente di vero. È tutto uno. Vita e morte è uno. Giusto e sbagliato è uno. Bianco e nero è uno. Tutti gli organi del corpo funzionano tutti insieme. La dualità. Non è il limite della mente fare separazioni, è il limite della cultura. E noi siamo figli della cultura che separa, separa per. E la mente razionale che separa. Per poter controllare, per poter manipolare. Ma basta che ci spostiamo sull'attenzione presente. Basta che ci chiediamo, ma è vera questa separazione? È vera? Basta che ce lo chiediamo con l'intenzione di sapere la verità, però, di ascoltarla la verità. È vera questa separazione? È vero che non c'è gioia? Allora, cara Paola, che fare quando ci troviamo in una fase in cui si sente un gran rifiuto di praticare la presenza? Quando c'è questo no, questa svogliatezza, spazientimento che paralizza nonostante la sofferenza, chi è che resiste, tesoro mio? Ne abbiamo parlato fino ad adesso, è il senso d'identità. Perché quando sei attento, attenta, presente, il senso d'identità non riceve più il nutrimento della tua attenzione. Quando sei consapevole, quella è la fine del senso di identità. E questo non lo vuole il senso di identità, quindi certo che ti spingerà lontano dalla pratica, quel certo che ti dirà no, non ho voglia, no, oggi no, domani. È ovvio. E tu che fai? Gli vai dietro. E certo, sì. E c'è una sofferenza di sottofondo e quella sofferenza, se l'ascolti,
Se la cogli, ti porta nel presente tutto quello che c'è, ma questo vuol dire anche il rifiuto e quello che c'è. Se tu lo guardi dall'attenzione presente, anche il rifiuto ti porta. Alla consapevolezza, quello che c'è. Quindi non è cosa fare con il rifiuto. C'è il rifiuto, vivi. È quello. Allora, caro FR. Affetto da una nevralgia cronica che mi impedisce di trovare pace. La pace c'è sempre. La pace c'è sempre. Come posso meditare? Meditare è essere presenti. Meditare è ascoltare ciò che c'è. La nevralgia può essere usata dal senso di identità per creare un senso di identità malato che non può essere consapevole. Ma non è vero, perché chi è che vede quel dolore? È la consapevolezza. Ma la consapevolezza, l'attenzione presente, non dice non posso meditare perché sono malato. L'attenzione presente è compassionevole, accoglie. E l'attenzione presente è già meditazione. Ce l'hai già. Come puoi? Sii presente come puoi. Il luogo comune di essere malati è di credere alla inevitabile sofferenza che ci impedisce di essere vivi, vitali. C'è un'identificazione con un senso di identità. Non posso meditare, non posso essere presente, non posso essere vitale, non posso essere gioioso. È vero? Molte volte una malattia è la storia che si manifesta. La nostra storia. Allora, accogliere la malattia non dal senso di esserne vittima, ma dall'ascolto, non dal cercare di capire che è la mente che cerca di usare la malattia per decidere cosa fare, non da quello, ma da un'attenzione presente. Guarda quanti maestri spirituali hanno vissuto malattie gravi, malattie dolorose. Eckhart stesso è stato malato gravemente negli ultimi mesi. Ha forse smesso di essere presente? Ha forse smesso di emanare la gioia di vivere che ha? Nessuna malattia impedisce questo, a meno che non c'è un senso, a meno che il senso di identità non se ne impossessa e lo usa per limitare la vita, per limitare la consapevolezza, per non farti toccare chi sei, chi sei. E chi sei sempre stato e che sempre sarai, che
Sta passando una nuvola, forse che il sole non c'è più? C'è! E allora, esci dall'incubo. Accogliamo qualunque malattia. Accogliamo qualunque malessere, qualunque malattia, senza darlo in pasto al senso di identità. E questo che aiuta il corpo, che è un sistema che cerca di sempre di andare verso la salute, la guarigione. Accogliere, ascoltare, tornare all'attenzione presente. Tornare all'attenzione presente. Come possiamo? E lì c'è la gioia, è sempre qui la gioia, sempre. Perché la vita, siamo vita ora e saremo vita sempre. E il corpo non ha niente a che fare con questo, ma è uno strumento importante perché è grazie al corpo che si manifestano le malattie, che sono le pulizie che dobbiamo fare, che si manifestano le emozioni, che si manifesta la storia personale, che sono tutte le pulizie che ci tocca fare. E le facciamo come possiamo, senza afferrarci ai risultati, senza cercare di capire, senza offrirle in pasto all'ego e nutrire il suo tesoretto. Grazie. È stato bello stare con voi. Non c'è nessuna separazione. Ogni volta che fate una separazione fra me e voi, fra voi e qualunque altro essere, lì sapete che non c'è coscienza, che non siete nella vita. La vita è una, guardate come tutti gli esseri su questo pianeta, ma anche nell'universo, come interagiscono, come si muovono, come è una danza meravigliosa e noi siamo uguali. E vi porto nel cuore. Grazie. Ritiro. C'è un ritiro alla fine di agosto. Sono rimasti, credo, pochissimi posti. Sarà un ritiro molto profondo. Grazie Alessandro. Un ritiro è un tempo per innanzitutto capire più profondamente questi concetti così semplici, ma così profondi. Che a volte possono creare confusione. La mente può mettere un po' di nebbia intorno alla semplicità di questi concetti per portarci lontani. Un ritiro è un tempo per capire profondamente e vedere la pratica, e vedere la semplicità della pratica. Fine di agosto, vero? Dal 22 al 28, in un posto molto bello, con molte pratiche spirituali, anzi con solo pratiche spirituali, ma pratiche anche pratiche, perché è la pratica quella che importa, quindi pratiche fisiche. Molta acqua, perché l'acqua contiene la nostra memoria e ce la rimanda. E nell'acqua è più facile lasciare andare la vecchia sofferenza, i programmi passati. Vi saluto nella gioia.
Dedicate perlomeno un minuto ogni ora della vostra giornata a sentire la vita che siete e lì vedrete affiorare la gioia che c'è nella vita che siete. Un minuto ogni ora, caricate i vostri meravigliosi strumenti, mettete un piccolo allarme e quando suona, ah! Un minuto per sentire che sono vivo. Oh, un minuto per sentire la gioia che c'è nell'essere vivo. Sì, è così che le verdure crescono nell'orto, perché le curiamo. E allora curiamo anche la nostra consapevolezza, la nostra vita, la nostra presenza. Grazie.